Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Questo è l'ultimo video dell'anno, il video con cui voglio farvi gli auguri, con cui voglio ringraziarvi e ringraziare anche alcuni di voi in particolare. Inizio dicendovi che, come qualcuno mi ha scritto, vedrò di rifare un pochino le categorie del canale in modo da suddividere meglio i video. Ci devo studiare un po', arriverà nel corso dell'anno, però troverete una suddivisione fatta sicuramente meglio di quello che c'è ora. Un'altra cosa, voglio ringraziare le nuove persone che io ho conosciuto comunque quest'anno. Dagli anni precedenti ovviamente ho conosciuto Mr. Delric, Mirko di Gameplay Channel, Ibu90, che poi è diventato comunque un valido collaboratore e un moderatore della chat. Voglio ringraziare anche Jokermax, che mi ha fatto dei bei regali quest'anno, che ha pensato, ha un pensiero per me, insomma, che ringrazio. E anche, senza agitare anche a... Non voglio mancare di citare anche Evil, Andrea Maff, diciamo iscritto da anni al canale, Sirus e tanti altri, insomma, che partecipano sempre anche alle live, insomma, e danno un aiuto concreto al canale. Detto questo, voglio passare a un altro tipo di ringraziamento, ed è quello a Mille un'avventura. Questo canale qui, questo simpatico signore qua, l'ho conosciuto su Facebook perché gli ho chiesto, lui si occupa di retro gaming, gli avevo chiesto se conosceva il titolo di un gioco che non riuscivo a trovare, che usavo da piccolo, me l'ha trovato, insomma gli ho detto guarda un canale, io conoscevo il suo, e lui non manca mai di citarmi nei suoi video di news dove magari parla di un video che ho fatto, di un gioco che ho fatto. Lo ringrazio moltissimo e sono veramente felice di ricambiargli il favore. Insomma, è un gioco basato comunque, un canale basato su tutto quello che è games retro, avventure testuali, soprattutto qua vedete Zork, insomma un canale che ha un fondamento appunto per magari quello che può essere anche il mio pubblico più datato, insomma. Quindi, insomma, dateci un'occhiata se vi va. Poi, quest'anno, diciamo, voglio condividere con voi anche i canali che mi tengono compagnia, che mi aiutano un pochino. Ovviamente il classico Falconero, che non ha bisogno di pubblicità. Vado spesso da lui a vedere i giochi. Non ci vado per ridere, vado essenzialmente per, tra virgolette, lavoro, nel senso che guardo magari dei giochi che ho, che sono indeciso se richiedere o meno. Insomma, guardo come li approccia lui e... Non seguo le serie, non seguo FIFA, cioè insomma per le cose diciamo un pochino diverse. Poi gli Stepsover, non c'entra nulla col gaming, li ho conosciuti più di 3 anni fa, molto interessante perché viaggiano per il mondo con questo camion fatto a camper, veramente immenso, e è un bel diversivo, un bel modo per rilassarsi, per vedere posti nuovi nel mondo. L'ho seguiti per anni nel Sud America, insomma posti che io probabilmente in vita mia non vedrei mai. Quindi molto interessante, ve lo consiglio perché sono molto, molto bravi. Seguo anche Gazi Garage. Io non sono un meccanico, però sapete bene che i giochi di meccanica, insomma... Allora, due cose. Mi piace quando fa vedere i motori, che li smonta, insomma così, come si seguiva sul vecchio Rayman Motorsport, ahimè. E soprattutto per gli appuntamenti domenicali dove lui parla, appunto legge le mail degli utenti e vi aiuta un pochino ad apprendere quelle che sono le furbate che fanno spesso i venditori, le magagne che si possono incontrare comprando un'auto, insomma tante cose molto molto utili per la vita di tutti i giorni. Seguo anche Rospawn, che è un personaggio molto stile metal, che fa giochi e anche vlog. Una persona molto intelligente e ha un sistema di ironia, di voler far ridere, che mi piace molto, non forzato, quindi vi consiglio anche lui. Mentre poi seguo anche Marco Romboli, che sarebbe Overvolt, è il suo canale personale. Sapete che sono appassionato anche di volo, Flight Simulator, insomma ci ho speso diverse ore, il volo mi è sempre piaciuto e lui adesso si è comprato un aereo nuovo, quindi fare i suoi vlog dall'aereo è un'innovazione pazzesca per YouTube Italia, quindi lo seguo sempre con piacere. Andrew Channel ovviamente è sempre un punto di riferimento, un faro nella nebbia per tutto quello che riguarda gli strategici, quindi quando voglio imparare qualcosa passo sicuramente da lui. E poi abbiamo il classico Gameplay Channel, che è un amico,
e che vado a vedere, spesso fra i giochi che faccio anch'io, vado a vedere come li approccia, come si approccia adesso, magari rispetto a me, o magari mi vado a informare, perché è un gioco che a me era sfuggito, come sicuramente capita a lui, guardando i miei video, magari con dei giochi che gli sono sfuggiti. Quindi insomma c'è questa sorta di collaborazione indiretta. E poi abbiamo Michele Molteni. Michele Molteni nella nuova frontiera dei video su YouTube si merita ogni centesimo guadagnato, dal mio punto di vista, molto bravo dal punto di vista del fai da te, cosa che a me manca, però che può darmi un'ispirazione per qualche lavoretto in casa magari. E io aspetto sempre, sparo, è forse quello di cui attendo di più i video. Quando lo vedo interrompo qualsiasi cosa e vado a vedere i video, la costruzione del bunker, del mega bunker, insomma è fuori di testa, ma si è inventato una bella attività, insomma. Detto questo, io vi auguro un buon anno. Ho fatto questo carrellata di ringraziamenti e vi ho fatto vedere anche quali sono i canali che io seguo di più. Fatemi sapere voi se avete qualcosa da dire, insomma, qualche canale, qualche gioco, qualsiasi cosa, un augurio, insomma, qualsiasi cosa. Fatemi sapere qua sotto e noi, tempo di pausa, ora, dopo l'Epifania, dopo il weekend dell'Epifania, ricominceremo con i video canonici del canale. Non nego, magari potrebbe esserci qualche live, non lo so, vedremo nel frattempo. Alla prossima e ciao ciao e buon anno.